Buonasera, benvenuti a 8:30, buonasera, bentornato Massimo Cacciari, filosofo, buonasera, bentornato Gianrico Carofiglio, scrittore, e buonasera, bentornata Marta Fane, economista, bentornato anche Stefano Feltri, direttore del Domani. Allora, buonasera. Nella presentazione del decreto sostegni bis, Draghi non parla solo di economia, ma prende anche nette posizioni politiche, da Mattarella a Enrico Letta, subito dopo la pubblicità. Professor Cacciari, oggi Enrico Letta ha proposto una tassa di successione su eredità e donazioni oltre i 5 milioni di euro per finanziare una specie di una dote per i diciottenni meno abbienti, dote di 10.000 euro, quindi insomma una piccola somma preziosa. Però Draghi a Letta ha detto di no, perché non è il momento di nuove tasse. Era abbastanza ovvio che in questo momento Draghi non potesse annunciare più imposte. Salvini si è subito detto allucinato dalla proposta di Letta. Allucinato. Ma siamo un paese strano, cioè, per esempio in Giappone ci sono tasse di successione pesantissime, non mi risulta che siano particolarmente comunisti. È una proposta che condivido in toto. Sì, però chiederlo in questo momento a Draghi che lo chiederemo tra un mese, tra due mesi, tra tre mesi, quando faremo la finanziaria. Bisognerà pure affrontare in qualche modo anche il debito, che il debito incredibile che stiamo accumulando, no? In qualche modo, voglio dire, speriamo che Draghi riesca a gestire le cose nel modo più indolore possibile, però qualche manovra anche in casa dovremmo pure farla, e questa mi pare di una equità evidente. Sarebbe equo, Gianrico Carofiglio, Salvini ha detto che Letta e il PD si devono rassegnare, mettersi l'anima in pace, l'Italia non avrà nuove tasse. Quindi da una parte le voglio chiedere se è un autogol per Enrico Letta, e anche se avete detto, state dicendo entrambi che siete a favore, ma in questo momento, insisto nel dire, con Draghi che ha ripetuto anche oggi in conferenza stampa, sarà anche il momento di dire la verità a sti italiani o no? O bisogna sempre raccontargli le favole? Sto a raccontare io una storia perché più delle affermazioni astratte, che spesso non vengono comprese, perché molti cittadini pensano, ecco, il PD vuole tassare l'eredità della casetta da 300.000 euro, anche se la cifra è stata detta. Io mi sono trovato recentemente a parlare con un consulente finanziario, gli chiedevo dei suoi clienti, ovviamente senza che mi dicesse i nomi, e mi diceva di ricchezze in condizioni e in situazioni del tutto normali, inaudite. Mi parlava in particolare di un signore che aveva investiti con lui circa 20 milioni di euro, e questi 20 milioni di euro non li aveva guadagnati neanche per un centesimo, perché erano il risultato di un'eredità che lui ha ricevuto e che lascerà ai suoi figli. Questo signore, per carità, ognuno fa quello che gli pare, è non solo inutile, ma è un peso per la società. Il fatto che uno possa chiedere a questa gente, rientrerei anch'io nella categoria, siamo fortunati, magari qualcuno se li è guadagnati, ma la fortuna è una componente fondamentale anche dei successi guadagnati, chiedere, diciamo, un contributo di equità in una società che è insopportabilmente ingiusta, in cui le disuguaglianze aumentano e si moltiplicano, è una base di equità minima. Quindi ci ha dato una notizia, detto rientrerebbe questo, anche lei in questa tassazione, guarda, partito. Io sono una persona, io sono stato fortunato, vendo dei libri, tutto quello che io l'ho guadagnato, ma non mi dimentico del fatto che il successo, qualsiasi successo, ha un pezzo di fortuna. In Francia, il professor Cacciari ha citato il Giappone, ma uno pensa che si voglia andare lontani. In Francia, sa come la chiamano in Francia questa tassa che esiste e non è un covo di comunisti? La chiamano la tassa sulla fortuna. Di questo si tratta. Quello che io rimprovero a Enrico Letta, che ha fatto benissimo a dire queste cose,
Quello che rimprovera Nicoletta è di averla raccontata in maniera forse non sufficientemente comprensibile. E quello che rimprovero a Draghi è, una volta tanto, questo ce lo rende anche più simpatico, di aver fatto una battuta al di sotto del suo livello. Marta Fana e poi Stefano Feltri? Ma diciamo che, come dire, una tassazione progressiva e non una tantum sulle grandi fortune è una misura di civiltà. Poi guarda, parliamoci chiari, parliamo di 10.000 euro, cioè briciole. Se vogliamo, come è giusto per una questione di civiltà, riequilibrare quello che tutti chiamano il merito è avere l'eredità di milioni di euro, e poi abbiamo oltre il 65% dei giovani che non soltanto non hanno spesso eredità, ma vivono con massimo 1.000 euro al mese. Quindi, come dire, riequilibrare è ovviamente un obiettivo da raggiungere, però non prendiamoci in giro che 10.000 euro ciascuno possano bastare mentre continuiamo a vivere con 500 euro al mese. Quindi va bene, è un pochino poco e non tocca tanti altri capisaldi di cui abbiamo bisogno. Il diritto alla casa, per esempio. Ma su questo è stato fatto anche qualche cosa. Stefano Feltri, però restiamo solo un attimo ancora a questa proposta del PD di Enrico Letta. Draghi sbaglia quando dice no a nuove tasse in questo momento, dove è importante che per tornare a crescere la gente torni a investire, torni a comprare, insomma, che non ha ragione? Ma allora, intanto non è una proposta questa che esce dal nulla oggi, è un'idea che il Forum Disuguaglianza e Diversità, animato tra gli altri da Fabrizio Barca, diciamo, racconta e propone, dettaglia, analizza da almeno 3 o 4 anni, quindi se ne parla tanto. Ma la domanda tua è giusta, cioè è questo il momento? La mia risposta è sì, nel senso che Joe Biden negli Stati Uniti sta facendo una riforma fiscale inserita nell'ambito di un grande pacchetto di sostegno all'economia che renderà gli Stati Uniti il paese con la più alta tassazione sulle imprese al mondo, se si somma tassazione sul reddito di imprese e quella sui dividendi. Perché lo fa? Gli Stati Uniti potrebbero indebitarsi sul mercato a prezzi più bassi di quelli dell'Italia in questo momento, praticamente gli stessi prezzi dell'Unione Europea. Ma lo fa perché, se non era una crisi epocale, un momento di trasformazione in cui si ridefiniscono i rapporti di una società, quando è che si fanno le grandi riforme? Quindi questa è esattamente la finestra di opportunità in cui si può fare una riforma di questo tipo, oltre al fatto che, diciamo, poi se ci si oppone a una tassa di successione in un paese che praticamente non ce l'ha, non vogliamo mai più sentire nessun dibattito, nessuna frase e nessuna lamentela sulla disuguaglianza, perché correggere la disuguaglianza nel passare un po' di risorse da un morto a un giovane vivo che all'inizio della sua vita, beh, mi sembra il momento però, in cui è più opportuno redistribuire. Cacciari non era molto convinto ma di no, cosa. Ma voglio parlare di riforma, ma mi sembra addirittura assurdo parlarne. È una manovra talmente logica, talmente minima. Cioè, i 5 milioni, posso, parliamo posso di dire anche una cosa milioni. Chiaro, siamo un paese di vecchi, Cacciari, paese di vecchi in cui l'unica cosa di cui nessuno vuole sentir parlare è la tassa sulla morte, questa è la verità, perché quando l'ha tolta Berlusconi erano tutti contenti, a cominciare da quelli più di centro-sinistra. Aspetta, scusate, caro figlio, e poi no, anche l'argomento nei periodi di recessione bisogna dare i soldi e non toglierli mi sembra francamente un po' fragile. E l'ha ribadito oggi, diciamo, dell'Europa. Lasciatemi ribadire questo concetto, che se hai 10 milioni di euro e ti vengono tolti 100.000 euro, questo non incide in nessun modo sulla tua capacità di spesa. Marta Fana? Sì, cioè il tema di chi spende e chi dovrebbe spendere in questo paese. Aumentare, come dire, i redditi bassi fa aumentare molto di più la domanda aggregata, questi sono dati. Allo stesso tempo, secondo me, non sono d'accordissimo con Stefano Feltri, perché non è soltanto che non la vogliono i vecchi, ma guardate che non la vogliono neanche i giovani ereditieri, perché i giovani non siamo tutti uguali. Cioè, chi ha eredità e può vivere senza far niente, e chi invece non ha. Quindi sì, sono d'accordo su, allora smettetela di parlare di diseguaglianze. Ma insomma, è una manovra di dimensioni ridottissime, perché se si tassano sopra i 5 milioni, cosa si vuole ottenere? Ha fatto un conto Letta di quanti sono
i soldi che prenderemmo con una manovra di questo genere. Secondo me non bastano assolutamente a finanziare. Riguarderebbe l'1% della popolazione, in base anche alle dichiarazioni dei redditi che fanno gli italiani, cioè ben altre sono la riforma fiscale, ben altra cosa che non questa. Scusate, io concludo su questo. Sapete che posso dire una cosa? Aspetta un attimo. No, solo c'è un signore a Bari, inutile dirne il nome, che possiede, mi è stato detto, 1500 appartamenti. Mi sembra che abbia un minimo di civiltà una società in cui c'è qualcuno che ha 1500 appartamenti e qualcuno che fa la fila, qualcuno che li erediterà. Mi sembra, di che stiamo parlando? Stefano Feltri? No, volevo dire una cosa. L'unico punto su cui Draghi ha un argomento a suo favore è quello di dire che la riforma fiscale va fatta tenendo tutto insieme. Perché se si fa un pezzo per volta, poi succede quello che stiamo vedendo in questo studio. Cioè che noi ci concentriamo fiscale. A discutere sulla tassa di successione invece che parlare della riforma fiscale nel suo complesso. Mancacciari pensa che... È quello che sto dicendo, che non la riforma fiscale che è una cosa seria. Ma lei non quindi pensa eliminare, che... ridurre il cuneo, vedere dove prendere i soldi per ridurlo. Però eccetera, la dovrebbe fare, no, questo governo, una riforma fiscale? Ma no, la deve fare, si è preso l'impegno con l'Europa a farla. Ma no, ma non farà nessuna riforma questo governo. Se non la fa non arrivano i soldi. Ma arrivano i soldi, arrivano Feltri i soldi, stai tranquillo, i Draghi i soldi li prendono. Prende come hanno fatto tante volte i governi andando in Europa dicendo queste sono le riforme che faremo. E c'è una barzelletta che circola in Germania sulla Merkel che riceve il Presidente del Consiglio italiano e dice le riforme, ecco le riforme Angela. Ah, bene Angela, ecco le riforme Angela. Ma scherziamo, sì, no, però c'è un cronoprogramma molto preciso, anche a leggere oggi Fubini sul Corriere. Cioè, Salvini, Letta, ma che riforme vuoi che facciano un governo di questo genere? Non scherziamo, dai. Ma la riforma fiscale, proprio... la riforma fiscale. La notizia è che Cacciari è d'accordo con Salvini, questa è la notizia di questa sera, che Cacciari è sulla stessa posizione di Salvini, che dice che non deve essere questo governo a fare le riforme. C'è solo un piccolo problema. Non è la stessa posizione di Salvini, è la verità fattuale. Non è Salvini o Cacciari o Letta, è la verità fattuale. Un governo per fare le riforme deve essere un governo forte. Io non ho mai visto governi apparecchiati in questo modo che fanno le riforme. Faranno la tassa di successione, manco la tassa di successione sui 5 milioni di euro fanno. Fana? Diciamo. In realtà mi sembra che... scusate. Sì. Mi pare che l'arco parlamentare sia abbastanza coeso. Voglio dire, tutti questi sgravi alle imprese, di oggi 40 miliardi, 36 vanno alle imprese in modo diretto e 4 per il lavoro, sono comunque sgravi alle imprese. Quando devono dare i soldi a una parte della società sono tutti coesi e il governo è forte e resiste. Sono 17 alle imprese, punto. No? Poi è vero, non faranno la riforma fiscale. Sì, se andiamo a sommare pure i 20 milioni per la formazione pagata dallo Stato per le imprese, perché le imprese non possono neanche più spendere per fare formazione interna. Se pensiamo ai 4 miliardi che sono divisi principalmente in una parte di 4 mesi di estensione del REM e tutto il resto sgravo contributivo al 100%, l'epoca Renzi disastrosa sull'occupazione. Di questo stiamo parlando, quindi quando vogliono scegliere sono coesi, ma sono tutti coesi, come dire, a dare i soldi a un pezzo di società, secondo me, facendo non soltanto un torto alla maggioranza della popolazione che sono i lavoratori, ma anche alle imprese, perché dati così, per assumere un qualsiasi contratto, qualsiasi stipendio, senza sapere se c'è sicurezza sul lavoro, sul cosa produciamo e come, è un torto a quelle imprese che si sforzano di competere e innovare, ecco, per avere un paese migliore. Però Marta Fana, bisogna ricordare che siamo... ancora in pandemia, sono 15 mesi, 16 mesi che non solo l'Italia è in ginocchio, le imprese anche sono in ginocchio da un punto di vista economico, quindi insomma tenere in piedi o cercare di rilanciare il tessuto produttivo, compresi lavoratori, imprese, insomma è un... Il programma di questo governo Draghi, che si limita a pochi punti, con però alcune riforme obbligate per l'Europa, non so lei perché pensi che l'Europa dovrebbe darci lo stesso. Cosa intendiamo per riforme? Basta capire. Qui parliamo di riforma fiscale. No, non riescono a fare una manovra di questo genere. Stragiusta, straequa, dicendo non è questione. Quindi la riforma fiscale
fai una riforma fiscale ma senza toccare le tasse? Cosa vuol dire? Fai una riforma fiscale senza dire chi paga di più, chi paga di meno? Non adesso, in questo momento, ma perché i soldi dell'Europa vengono adesso, quindi dovrei fare la riforma fiscale adesso. Poi riforma della pubblica amministrazione. Perché prima l'Europa faranno la semplificazione, no? Aspetta, andiamo in ordine. Chiede la riforma della pubblica amministrazione. Ci sogniamo che questo governo faccia la riforma della pubblica amministrazione. Poi la riforma della giustizia. E sono reduce da questo mio collega che mi ha raccontato che aspetta da 41 anni una sentenza. Infatti, vabbè, vogliono velocizzare la giustizia civile, caro figlio e Stefano Feltri. Voglio dire, cioè, lei di cosa pensa, perché oggi Draghi a un certo punto ha fatto questa battuta, no? Chi pensava e che si chiedeva e gli chiedeva, ma come fa a tenere insieme formazioni politiche tanto diverse? Allora ha detto, devo dire che abbastanza spesso ce l'ho fatta. Dopo 3 mesi di governo, che certo. Lei pensa che ce la farà anche per i prossimi io 3 mesi? Non sono così pessimista come il professor Cacciari. Io credo che una serie di riforme alla fine troveranno un punto di caduta. Quella sulla giustizia, per esempio, proprio perché soprattutto quella civile, no? Si parla di riforme anche della giustizia penale e di riforma del sistema di autogoverno della magistratura, tutte cose del tutto necessarie. Questo tipo di riforma oggi è resa meno difficile dal fatto che reputazione della magistratura è a un punto molto basso per via di una serie di scandali, in verità circoscritti, ma che hanno esteso il loro effetto su una categoria che complessivamente fa il suo lavoro dignitosamente. La sentenza a 41 anni è un caso che può capitare, ma è folklore, ovviamente. Non è così, ci sono luoghi in cui le cose funzionano, altri in cui funzionano meno bene, c'è necessità di estendere le migliori pratiche in tutto il Paese. Io penso anche che la pubblica amministrazione e il fisco troveranno, diciamo così, dei punti di caduta. Quello che io credo però che oggi e in prospettiva del futuro una forza di sinistra progressista come il PD e in generale chi pensa che la prospettiva del futuro debba essere una società meno diseguale in cui meno viene calpestata la dignità delle persone si debbano fare proposte anche molto più coraggiose di questa sulla imposta sulle successioni per chiarire dove si vuole andare. Fana? Ma siete d'accordo all'introduzione di un salario? Siete d'accordo come PD all'introduzione di un salario minimo legale che non permetta più che i lavoratori siano poveri? A chi lo sta chiedendo? Progressismo e Biden, allora qui non abbiamo un rappresentante del PD. Lo chiede il Parlamento, c'è una proposta in Parlamento e lo propone la proposta direttiva europea sui salari minimi. Io credo che lei si rivolgesse a me, ma io non appartengo al PD, quindi dovrebbe rivolgersi, diciamo, a qualcun altro. No, parlavo del PD, secondo lei. Siete d'accordo, ha detto. Siccome ho parlato io. Ma per lei è stato senatore del PD d'accordissimo, c'è un problema di fondo che ho ricordato spesso. Ma nessuno più ha votato senza un reddito garantito non è possibile procedere, perché ormai il sistema funziona a un tale è talmente accelerata la riduzione di tempo di lavoro necessario ovunque che è chiaro che tu dovrai ricorrere ad un sistema di reddito garantito amplissimo. Se vuoi salvare la baracca, se non vuoi cadere in una situazione di disuguaglianze drammatiche. Stefano Feltri? No, a fare le previsioni di Cacciari, cioè che in Italia le cose possono anche andare male, quindi probabilmente andranno male, di solito ci si prende. Quindi vorrei però chiarire che questa volta il contesto è un pochino diverso dal solito. Noi abbiamo portato il debito pubblico durante la pandemia al 160% del PIL. Per delle ragioni giustissime, per evitare che diventasse un'ecatombe sociale, oltre che un'ecatombe sanitaria, il Covid, ok? Come si fa a sostenere un debito così alto? Solo in due modi, o con la crescita o con un'inflazione da anni 80. Visto che un'inflazione da anni 80 speriamo che non ci sia, speriamo che arrivi la crescita. Da dove arriva la crescita? Se uno legge il PNRR del governo, il piano che sostanzialmente è il contratto che abbiamo firmato con l'Unione Europea per avere i 200 miliardi e passa per la ripresa, c'è scritto che la crescita deve arrivare dalle riforme e non arriva dalla spesa per le infrastrutture, perché noi spenderemo un sacco di soldi che metteranno in circolo un po' di risorse, ma che hanno un moltiplicatore basso, cioè vuol dire che per ogni euro che si mette nell'economia viene prodotto meno di un euro di PIL, almeno nei primi anni. Quindi o la crescita arriva dalle riforme o il debito diventa insostenibile. Questo è la cosa che Draghi, essendo che fino all'altro giorno stava alla BCE, ha molto chiaro. Quindi questa volta non fare niente
rischia di tradursi in una situazione non ho detto non fare di niente. Pressioni esterne molto forti, tipo 2011 a un certo punto, no. Il giorno che la BCE chiude i rubinetti, già, perché la BCE ci sostiene, va bene. Ma sarà già grasso che cola se riesce a spenderli quei soldi che arrivano dall'Europa. Se lei avesse un'esperienza amministrativa, sa che cosa significa fare un lavoro pubblico in Italia, e quindi Draghi si concentri su quello, su procedure che accelerino tutto il percorso per giungere al cantiere, per giungere all'opera. Faccia questo, poi la riforma generale della pubblica amministrazione, ci penseremo, ma già sarebbe moltissimo se Draghi riuscisse ad individuare dei percorsi, un metodo per fare in modo che questi soldi che arrivano dall'Europa siano spesi bene nei settori che in qualche modo il piano prevede e rapidamente. Sarebbe già un miracolo. Feltri? No, sì, sto soltanto dicendo che sono due partite diverse. Cioè, quello è il piano, i soldi che arrivano da spendere entro il 2026. I timori di Cacciari sono fondatissimi. E nel 2026 io non ci scommetto che noi avremo le ferrovie, le centrali, le cose che abbiamo detto. Questo siamo tutti d'accordo. Sto dicendo che molto prima, però le cominciamo a fare. Nel 2022, quando la Germania avrà un'inflazione alta, quando finirà un po' questo clima da tutto sospeso perché c'è la pandemia, da fuori cominceranno a dirci: ma voi le state facendo le riforme che rendono sostenibile il debito che avete accumulato o no? E questo ce lo chiederanno fra un anno, non ce lo chiederanno fra 5 o 6 anni, quindi quel momento della verità arriva abbastanza presto. Se noi non facciamo niente, il debito pubblico, invece che costare cosa costa adesso l'1% a 10 anni, costerà il 2, il 3, perché la BCE non riuscirà più a continuare a sostenerci se noi non facciamo niente. Questo è il contesto rischioso in cui siamo, tutto qua. Ecco, ma proprio perché il contesto è così rischioso, uno potrebbe anche pensare che un governo di unità nazionale abbia tutto l'interesse ad andare avanti sulle cose essenziali, no, caro sulle figlio? Magari io immagino che la proposta di Enrico Letta oggi, anche se è giustissima, è in questo cronoprogramma del governo, in questo momento avrebbe creato più danni che altro alla tenuta del governo di unità nazionale. Io l'avrei raccontata in un modo diverso, però noi oggi stiamo parlando di questa proposta di Enrico Letta, che è un primo passo nella prospettiva di un fisco in generale. Però non mi interrompo. Nella prospettiva di un fisco e di un sistema più equo, in cui la disuguaglianza insopportabile che c'è in questo paese e in generale nell'Occidente avanzato si dilata sempre di più. E c'è, consentitemi di dire una cosa, tanto per intanto il PD io l'ho votato, ma non sono il PD e non dal ministro Orlando, ministro Provenza, tutti hanno difeso questa proposta, ma hanno fatto benissimo. Io dico che bisogna fare molto di più, perché in questo paese, nell'Occidente avanzato, oltre a un problema di disuguaglianze, di redditi insopportabilmente bassi, io sono favorevole al reddito minimo garantito, tanto per rispondere alla domanda, c'è un problema di dignità del lavoro che noi spesso trascuriamo, ne facciamo solo una questione di somme, di denaro, di stipendi e di salari, importantissima, ma c'è oggi un tema di dignità del lavoro e di ceti sociali che sono esclusi dalla promessa di un futuro, quale che sia, un ascensore sociale completamente bloccato, e questo è il problema fondamentale, la mancanza di speranza di questa società. Cosa c'è che non va, Marta Fana? Ma non c'è che non va, innanzitutto stavo parlando di salario minimo legale e quindi di conflitto distributivo, salari profitti. Secondo, benissimo, dateci ogni anno 10.000 euro in più di salari, così ci potremmo cominciare magari anche a permettere delle case decenti, ci potremmo permettere dei mezzi. Gli investimenti, questo scusa Stefano, sei un economista, il moltiplicatore fiscale viene dalle riforme burocratiche, il moltiplicatore viene dalla domanda aggregata che questo è oggi, gli investimenti e la domanda di consumo. Quindi necessariamente... Ma sì, scrivono quello che vogliono, abbiamo visto pure le stime di crescita del PIL italiano dal 2008 a oggi, che dovevamo fare chissà quali balzi. Sappiamo che non è così, ce lo dice l'OCSE, ce lo dice il Fondo Monetario Internazionale, fammi finire, scusami. Quindi dico, vogliamo restituire dignità al lavoro, benissimo, aboliamo il cottimo, aboliamo gli stage e tirocini, aboliamo il tempo determinato e lavoro a chiamata. Rimettiamo democrazia interna ai luoghi di lavoro perché la gente possa decidere se un investimento insieme alle imprese
è propedeutico a quel momento produttivo. E che cosa produciamo? Noi siamo il paese dei camerieri e dei magazzinieri, non ce lo meritiamo. Allora, forse questa è una cosa diversa da dire giovani. Questo è un altro discorso complicatissimo, Massimo Cacciari, forse poco realistico e realizzabile, soprattutto in questo momento. Bisogna andare nella direzione che dice, come mai? Che dice la professoressa, questo è pacifico. Il problema è che per andare in una direzione del genere occorre politica. Non è che siano i meccanismi del sistema, ecco, a produrre effetti di quel genere, occorre politica. Ma... E le grandi riforme le fa la grande politica, da quando mondo è mondo, c'è poco da fare. Allora io le chiedo, è, però... È un circolo vizioso, non c'è niente da fare. Adesso c'è Draghi che è autorevole, che ha tutti i rapporti con il mondo finanziario, eccetera, eccetera, che è una garanzia per fare che cosa? Per avere i soldi intanto, perché gli altri magari neanche li ottenevano, e per avviare processi virtuosi nella pubblica amministrazione, eccetera, eccetera. Da qui alla riforma ce ne vuole. Speriamo che si avviino questi processi e speriamo che si facciano alcune cose, ma questo segnale di oggi, che è nient'altro che un segnale, non è molto buono, non è molto buono, perché vuol dire che per tenere la sua maggioranza deve dire di no ad una riforma che è al limite del buon senso, del buon senso in una situazione di questo genere. Ecco, quindi non è un bel segnale questo. Senta, professor Cacciari, Draghi, che ha mille fronti naturalmente da parare, verrebbe da dire, oggi a un certo punto, siccome come voi e come noi sappiamo, da... un paio di giorni si discute del presidente Mattarella che forse verrà rieletto, forse resterà ancora, forse... fatto sta che ieri ha detto no, insomma, Mattarella bis non c'è. Allora, l'aveva detto anche Napolitano. È bravo, l'aveva detto anche l'ex presidente Napolitano, questo è quello che ho pensato anch'io. E davvero non volevano, eh? E poi l'hanno rieletto ed è rimasto. Ed è stato costretto. Ecco, ma alla fine sarà costretto anche il presidente Mattarella, secondo lei, professor Cacciari, anche perché, diciamo... Il nuovo capo dello Stato lo dobbiamo fare, lo dobbiamo eleggere, il Parlamento lo deve eleggere nel febbraio del prossimo anno. Ma Draghi, no? Lo quindi... eleggerebbe, questo Parlamento lo eleggerebbe sicuro. Sì, Draghi, ma se non abbiamo se, più se Draghi alla fine al dell'anno governo... le cose stanno andando come auspico anch'io, come Feltri, se alla fine dell'anno ha fatto le riforme, beh, può darsi anche che dica, vabbè, a questo punto, missione compiuta, vado al Quirinale, divento Presidente della Repubblica, Mattarella applaude, il Parlamento lo vota di sicuro, è fatto. Ma se siamo ancora, diciamo, in mezzo al guado, per usare antiche metafore, è chiaro che devono tenersi Draghi, non possono... e quindi dovrà fare il bis Mattarella. E quindi sarà così, secondo lei? Io c'ho un metodo infallibile per non sbagliare le previsioni politiche. Non le faccio mai. Ci ho detto, se mi dice è sicuro che Mattarella non sarà il Presidente della Repubblica per la seconda volta, mi sembra impossibile fare un'affermazione di questo genere. Anche se credo che la sua determinazione a non farlo sia abbastanza solida. Detto questo, io non sono sicuro che Draghi abbia voglia di fare il Presidente della Repubblica. Secondo me, ma parliamo di congetture, lui sarebbe forse più interessato, quando maturano i tempi, alla presidenza della Commissione europea. La presidenza della Commissione europea, non lo so. Tu, Stefano, fai azzarda un'analisi, previsione rapida. Ma mi piacerebbe essere in un paese in cui una persona seria come Mattarella, se dice che lui se ne va, poi sta a quello che dice. Insomma, finora è sempre stata una persona seria, non vedo perché dovrebbe cambiare. Detto questo, rischiamo di trovarci in una situazione complessa, perché c'è Salvini che sta candidando Draghi alla presidenza della Repubblica. Quindi se quando si arriva al dunque la Lega propone il nome di Draghi, che in quel momento è a Palazzo Chigi, e il PD vota contro perché vuole tenere Mattarella, perché teme di andare a elezioni che poi Salvini vincerebbe, ci troveremmo con il PD che vota contro Draghi per tenerlo a Palazzo Chigi, uno scenario, diciamo, veramente bizzarro. Quindi può succedere di tutto. Dipende, spero che Mattarella sia coerente con quello che dice, Draghi anche perché... alla fine dell'anno. Quindi, professor Cacciari, qua... Sì, no, però c'è una cosa importante, cioè la presenza della Repubblica dura 7 anni per sottrarla al ciclo politico.
stiamo entrando in una situazione in cui il Presidente della Repubblica invece viene scelto sulla base sono delle dinamiche contingenti. Sono 10 anni che il Presidente della Repubblica fa i governi, quindi è logico. Sì, però se non ci si mette in Italia a discutere seriamente di una prospettiva presidenzialista e si continua questo feticcio del sistema parlamentare all'italiano, è chiaro, sono 10 anni che c'è il Presidente della Repubblica che fa i governi. E quindi? Quindi bisogna prendere atto che certo c'è questo che dice Feltri, c'è questa combinazione tra Presidenza della Repubblica e Presidenza del Consiglio. Perché sono 10 anni che il Presidente della Repubblica fa il Presidente del Consiglio. Molto semplice. Quindi da salviniano mi diventa anche berlusconiano. Ma io sono sempre stato presidenzialista, È vero, 30 anni l'ha detto fa. Anche da noi. Sì. Questa è la verità. Caro figlio, senta, una cosa rapidissima sull'unico vaccino italiano che è ancora in fase di sperimentazione, si chiama Reitera, non so, e lei si era offerto come volontario, è stato vaccinato, e però niente, la Corte dei Conti ha bloccato tutto. Ma io sì, mi sono offerto come volontario, ho ricevuto delle inoculazioni e poi ho scoperto, facendomi autonomamente il test, di essere molto vaccinato. La Corte dei Conti quindi ha tanti anticorpi. Ma tanti, tantissimi proprio, sono soddisfatto diciamo di questo. Ma la Corte dei Conti è intervenuta su un aspetto procedurale, non sappiamo che cosa abbia detto. Dobbiamo aspettare. Non è detto affatto che questo stop significhi la fine della sperimentazione o dei finanziamenti pubblici a questa sperimentazione, cosa che io auspico. Allora, vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché uno dei settori più attivi in questo periodo di pandemia è quello delle assicurazioni. Guardate. A giudicare dai dati del primo trimestre, pare che tra gli effetti della pandemia ci sia la corsa ad assicurarsi. Per le sole polizze vita, gli italiani hanno speso da gennaio a marzo 24 miliardi, il 18% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Aumenta sensibilmente il volume dei contratti stipulati online e con la disintermediazione aumenta per la verità anche il numero delle truffe. L'IVASS, l'autorità che vigila sul comparto assicurativo, ha segnalato ben 241 siti internet irregolari. Il consumo di prodotti assicurativi poggia, d'altra parte, su basi fragili. Proprio oggi la stessa IVASS ha presentato i risultati della prima indagine sulla cultura assicurativa in Italia, commissionata un anno fa all'Università di Milano Bicocca e alla Doxa. I risultati non sono incoraggianti. Alla richiesta di spiegare che differenza c'è tra il massimale, la franchigia e il premio, ha risposto correttamente solo il 14% degli oltre 2000 intervistati, anche se la metà diceva di conoscere il significato dei tre termini. Vi è in genere un'errata percezione del proprio livello di alfabetizzazione assicurativa, che è in media molto sotto la sufficienza. D'altra parte, chi dovrebbe spiegare non spiega. Solo il 34% degli italiani considera abbastanza chiare le informazioni sui prodotti assicurativi, più del 50% le giudica incomprensibili. Pesa anche il costo delle polizze, che il 67% degli intervistati giudica eccessivo. Il risultato è che in un paese ad alto rischio sismico e idrogeologico come il nostro, solo il 2,4% delle case è assicurato contro i terremoti e le catastrofi naturali. Grazie Marta Fana, grazie Stefano Feltri, grazie professor Cacciari, grazie Gianrico Carofiglio. Voglio ricordare che qui siamo alla 100ª edizione del suo romanzo d'esordio, Testimone inconsapevole, pubblicato da Sellerio. Complimenti. 90 anni. Ecco, complimenti. Grazie. Linea Corrado Formiglia, il suo Piazza Pulita. Noi ci vediamo domani, grazie, arrivederci.